sommario, sommario. Allora, decimo anniversario della morte di Stanley Kubrick, decimo anniversario. Ciao Pierpaolo. Ciao Ricca. Scusami, stavo facendo due prove per fare Oh, una cosa. è andata, eh? Sta arrivando questo qui a prendersi lo scheletro. 1.000 dollari. Che fagiano, Aspetta, porca aspetta. miseria. Ma come si fa a Aspetta, ti ho fare? tradotto di tutta. Questo voleva solo il teschio. Mi ha fatto, senti, un terreno della carcassa tutta intera, in inglese, perfetto. Ha proprio abboccato pieno. 1.000 Come dollari si c'è dice? carcassa in inglese. Non mi ricordo, comunque gliel'ho detta. Tutto a posto. Carcassed, mi sembra, l'ho detto. Carcassed? Carcassed, sì. Ma sai che però un po' a me dispiace liberarmi di questo. Oh, Cominciava ad senti, a essere così 1.000 fatto. dollari. Ma chi ci dà 1.000 dollari? Abbiamo risolto una parte dei nostri debiti, Riccardo. È un'occasione imperdibile. Imballiamo Clementino qua e via. Sicuro tu, vero? Perché guarda, sulle mani. Ecco. Hi! Hi guys! Hi guys! Hi, nice to meet you, Nice to meet you too. Paolo. Ciao, ciao. So this is the skeleton, perfectly conserved and Yes, conserved, conserved, conserve. come si dice, conservato? Ma sei italiano voi due? Sì, Anche italiano tu pure. sei italiano? Beh sì, per dall'accento mi sembrava chiaro anche prima che avevo. Ah, Ma grande! già non lo sai noi l'inglese perché dopo essere qui Ormai ormai lo padroneggiamo tutte le etnie che ci praticamente. sono. Oh, piacere loro, però Ancora ancora una doppio volta, piacere, doppio Pierpaolo! piacere. Ma è morto qui? No, Questa è questa è una lunga. storia lunghissima, è importante sapere dove è Ma non morto. c'è un odore? No, E quello questo, forse ancora un po' è. Sì. di decomposizione, ci sono delle parti, però Sì. chi se ne frega, poi lo puliamo, formalina e via. Ok, Senti, se me visto lo che. incarti lo posso Adesso pulire. guarda, infatti te lo mettiamo subito via, ma una curiosità, visto che adesso siamo tra italiani, possiamo dirci, ma che ci devi fare tu No, questo infatti, che ci scheletro? fai? Ma non so, pensavo di girarci una cosa. Sì, usarlo Girarci per un film. Sì. un film? Come un film? Perché tu sei. Regista! Un regista, Salvatore, Ciao, Orfango. Salvatore. Come Come stai? stai? Stanno Stanno Scusa, Orfango, io. Biasi, il regista, Faccio, lo teniamo qui, Teniamo che come facciamo a tenerlo qui? so. E dobbiamo convincerlo a rimanere qui. Sì, appena inizia la diretta lo incastriamo in una cosa seria. Wolfgang, regista, se ti vuoi intanto sedere un attimo che ci possiamo offrire avremo una. tanto, poi dopo lo impacchettiamo un secondo solo e poi Esatto. fa anche delle cose questo Ci disgrazio. sediamo, tu vedrai delle telecamere, ma. Ma infatti, perché ci sono delle telecamere accese? No, come accese? Sono accese. Sigla! Sigla da Sigla! Quando lo piace, siamo stati. Seguitissimo, lo guardano, guarda, si vede anche in tutto il Ma Nord America, ben in tutta trovati! l'Italia, una Era cosa. dai tempi del Muppet Show che non vedevo un siparietto di questo tempo. Sì, Sì. Tra una Kermit. È che tra l'altro noi siamo grandissimi estimatori sì, di ma tu... geniali. Abbiamo un po'. Questo è tutto voluto, è proprio tutto ispirato a cercato, loro. Tutto voluto. Ragazzi, da casa avete la possibilità oggi di parlare con Wolfgang De Biasi, regista di Iago, e quindi. Che lo diciamo a fare, gli sms di oggi profonda, sono così. Puntata shakespeariana. Shakespeariana 349-1409-616 per mandare i vostri sms in diretta oppure la mail. Siamo Stati Uniti, @camisun.it per fare, per porre le vostre domande a Wolfgang De Biasi. Ovviamente il sondaggio oggi riguarda lui, non c'è sondaggio, ma il sondaggio è semplicissimo. Wolfgang De Biasi, sì o no? Che tra l'altro è anche un bel fiore, come si dice dalle mie parti. Votiamo subito no. Ti ha dato del bel fiore. Sì, infatti cosa fai più tardi poi dopo? Perché no, sono... no, non si fa. Sapevo che era chiaro nella trasmissione. No, ma cioè, la nostra è una trasmissione gay friendly. Noi lo facciamo apposta perché. Ma a me hanno detto per così. Lavorare i due ragazzi. Fanno un po' di tutto, ci si arrangia di ammazzare soldi. Non ci siamo conosciuti qui, peraltro, insomma, ma era esatto. Flaminio. Esattamente. Anni e anni, anni fa. Allora, Wolfango, insomma, i messaggi allora li aspettiamo, sono per Wolfango De Biasi, ovviamente in studio con noi. Cominciamo a parlare sì, della cosa più subito. importante di questo periodo. Iago. E nelle questa? sale da venire No? Avete la crisi? No, no, okay, no, sì. diciamo, Allora, vabbè, questo in questa. generale, per la tua vita Okay. nello Sì, specifico. assolutamente per la mia vita da venerdì, Iago è sugli schermi, è uscito anche il libro edito da Mondadori, che ho scritto omonimo. Tu l'hai fatto anche per come tu mi. Per come tu mi vuoi, vabbè, perché è una bella occasione. Io faccio film commerciali, cioè l'idea è che il film venga visto da tutti, in generale. E questo è un po' un non è, obiettivo. Non è, no, però sembra una cosa singolare, ma in realtà non è voluto proprio da tutti. L'idea di fare Molti film lo fanno venga visto. inconsapevolmente.
No, che consapevolmente fanno film militari, dici, che con sì, un po' di snobismo. Sì, nel senso, come se quella fosse la cosa. Io cerco di farlo vedere a tutti il film il più possibile e quindi incorro poi anche così negli equivoci, nelle critiche di conseguenza, perché cerco comunque di raccontare qualcosa che mi piace. Però direi che dopo il successo del tuo primo film e anche adesso comunque è andato bene, sì, cioè è partito subito, è arrivato subito terzo al botteghino immediatamente. Si scontrava peraltro con Vico Rossi come Benjamin Button e Love Shopping che usciva proprio nello stesso assolutamente weekend, sono felicissimo. C'è di che esserne fieri. Assolutamente. Io quello che devo dire è che stiamo raccogliendo in questi giorni un apprezzamento anche molto diverso per Iago. Sono molti adulti che amano questo film e poi sono stati come sempre molti critici che non hanno apprezzato l'idea di usare Shakespeare in quel modo. Cioè di fare, io ho fatto Shakespeare quello che Godzilla fa al Giappone in questi casi, però ho chiesto il permesso prima, Shakespeare non ha avuto niente da ridire. Ho aspettato anche 2 mesi. Proviamo a chiedere al suo parente se magari ha qualcosa da dire. È per quello che volevo portartelo a casa. Iago, appunto, dicevi Shakespeare, per chi non lo sapesse, per chi ancora non fosse completamente digiuno rispetto a Iago, di cosa parla il film, brevemente? Così, allora, è una sorta di spin-off, nel senso, cos'è lo spin-off? Ho preso il personaggio di Iago e ho ricostruito la storia seguendo un po' la struttura dell'Otello. Non è una parodia, ho trasformato in commedia, non muore nessuno. Otello è un figlio raccomandato del più grande architetto del mondo. Iago è uno sfigato, poveraccio, che senza però Natali illustri lavora lì all'università, alla Biennale, una Venezia un po' sopra le righe, un mondo che è presente però in qualche maniera ha un legame con il passato. Iago è lì che cerca di far carriera, di laurearsi, e si innamora di Desdemona, che è la bellissima figlia del rettore, Laura Gatti. A un certo punto arriva Otello. Su Laura Ghiatti facciamo un attimo una pausa e respiriamo. Buttala via, insomma. No, ecco, per niente, proprio, ecco, guarda. Assolutamente. E arriva Otello, raccomandatissimo, prende il posto di lavoro di Iago e rapidamente riesce anche a convincere Desdemona di essere il miglior partito possibile.